Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, Calcionate. I commenti in Casa Rossoazzurra. Programma a cura di Gaetano Ligrecchi. Conduce Antonio Rapisardo. Amici rossoazzurri, bentornati, ben ritrovati qui sulle frequenze di Globus Radio Station. Dal vostro Antonio Rapisarda, qui con me sempre opinionista, presidente AIHC Catania, Renato Marletta. Buonasera a tutti. E ospiti graditi, oggi abbiamo un parterre proprio d'eccezione, la bellissima Alessia Bell'Uomo, presentatrice Tribù, che vedremo stasera insieme. Stasera insieme, buonasera a tutti e buonasera a tutti i vostri radioascoltatori. Buonasera anche a Renato e proprio a te, grazie per essere, grazie per avermi voluta qui. E poi abbiamo qui alla mia destra, ho un grandissimo atleta catanese, anche se la palla è leggermente diversa perché pare, ma lui è un grandissimo tifoso e appassionato e competente anche di calcio Catania. Massimiliano Vinti, benvenuto. Buonasera a tutti e grazie per il grandissimo. Sì, ma che... Allora, noi siamo qui a parlare di nuovo dell'ennesimo flop del Catania in partita. Stiamo parlando dell'ennesima sconfitta in casa, che a dir la verità prima del gol di Castro, mettiamola così, il Catania stava andando abbastanza bene. Dopo il gol di Castro succede quello che nessuno si aspettava. Mister Marletta, che dire? Delusione profonda, soprattutto dico da parte dei tifosi, degli addetti, di chi ama il Catania e ama il calcio. In questo momento, secondo le ultime vicissitudini societarie, si sta cercando di correre i ripari, ahimè. Come stabilire se si fa bene o se si fa male diventa un problema, anche perché dal punto di vista prettamente tecnico-strutturale, questo nuovo preparatore atletico, che io non condivido la scelta perché avrebbero sicuramente avuto in casa l'opportunità con Giovanni Petralia, in questo momento importante non ha la possibilità, dal punto di vista prettamente fisiologica, di poter intervenire, perché tu ben sai che si gioca domani, poi si gioca sabato, poi si recupera mercoledì e sabato, per cui diciamo
diventa un po' difficile intervenire nelle gambe dei giocatori, perché anche se ne parlavamo con Alessia, con Massimiliano fuori onda, Alessia tra altre cose è una tifosa di curva, tifosissima è sempre presente accanto a me in tribuna, più che le gambe occorrerebbe capire la testa di questi calciatori, perché non è possibile, non è proponibile. Lo spirito di qualche settimana fa si è persa con si è persa a Modena praticamente, perché dopo Modena c'è stato un flop, come hai detto tu, da un punto di vista prettamente fisico, e non è possibile, dico, adesso scaricare la colpa tutta a Ventrone. Evidentemente chi ha delle colpe specifiche in questo senso, società eccetera eccetera, io ribadisco sempre il concetto: i tifosi vanno tutelati e salvaguardati. Perché la società non apre a torre del grifo e far sentire il fiato a questi calciatori? Allora, io dico una cosa, io penso che, come posso dire, Ventrone magari non sia l'unico colpevole, però ci ha messo un po' del suo. Se la squadra dopo 20 minuti, 30 minuti non corre più, ed è un problema che ormai persiste da circa 7 mesi, credo che un po' di colpe ce l'abbia anche lui. Massimiliano, tu che sai cosa vuol dire correre, combattere, come la pensi? Diciamo che la valutazione su Ventrone la sappiamo tutti. Sul discorso che questi giocatori quando sono arrivati correvano, forse si sono adeguati al metodo di lavoro di Ventrone e sono diventati come gli altri. Però è pure vero che, come diceva il mister, la testa pure fa tanto. Ovviamente secondo me sono entrati in questo vortice di questo spogliatoio dove c'è tutto negativo, perché alla fine non puoi pensare altrimenti. Da atleta ti dico, c'è qualcosa che non va all'interno dello spogliatoio, sicuramente creato dalla società, perché non penso che chi è arrivato nuovo o Dario Marcolin, allenatore, arrivano e creano casini, tra virgolette, all'interno dello spogliatoio. È una società che purtroppo prende le decisioni sempre quando si arriva all'estremo, una cosa assurda questa, non si può. E Ventrone, lo sapevano anche i Muri, che in questo momento, noi in questo momento, da quando abbiamo iniziato il campionato abbiamo problemi. Come diceva pure mister, non si può ridurre il problema solo a Ventrone, però io dico, qualsiasi decisione prenda questa società lo prende sempre all'estremo del problema, quando già tutti sanno che succede, quelle problematiche che ci sono state. Per il resto sembriamo in un tunnel dove non si vede la luce. Purtroppo non si sta vedendo luce, purtroppo, dico, poi lascio la parola ad Alessia, sembra come l'anno scorso, non stiamo vedendo luce. Io spero che, io ero ottimista, perché quando hanno finito la campagna rinforzi ho detto, secondo me con questa squadra si può arrivare ai playoff. Forse sono stato fin troppo ottimista, perché di natura sono ottimista come sportivo. Oggi ti dico, speriamo di salvarci, e ci credo. Guarda, io mi aggancio all'ottimismo chiaramente suo, perché ti ripeto, sono una tifosissima del Catania e sono sicura che in questo momento sarebbe facile e un po' scontato trovare il colpevole della situazione. Sicuramente scagli la prima pietra chi non ha mai sbagliato, chi non ha mai fatto un errore. Certo. Ci saranno degli errori, motivo per il quale si cambia, si va avanti, si cerca di migliorarsi, no? Quindi quello che io penso è che in questo momento non bisogna pensare a chi è stato, ma bisogna cercare di salvare il salvabile. Perché è chiaro che una retrocessione in Lega Pro costerebbe, non solo perché non si usufruisce più di un paracadute, sì, quale quello proveniente dalla Serie B, ma oltretutto perché chiaramente si vanno a causare dei guai irreparabili un po' per la società, per il calcio, per tutto quello che gira attorno alla società, proprio la città di Catania comunque ne verrebbe. Guarda, io ti direi, scusa, ti interrompo, di solito prima si diceva l'ambiente non è sereno, i giocatori non sono sereni. Guarda, se dobbiamo valutare, noi tifosi siamo stati più che tranquilli, vero, hanno fatto lavorare verissimo in pace la squadra. Allora a questo punto io direi che la società incominciasse a fare stare tranquilli i giocatori, perché la colpa principale è della società, e se la società non capisce che deve farli stare tranquilli, che deve lasciarli in pace, non andiamo da nessuna parte. La società lo capisce, noi tifosi lo capiamo sicuramente, però secondo me... No, i tifosi lo capiscono, la società non lo so, metterei un punto interrogativo. Forse sì, però perdonami, non no, voglio andare no, contro la società, no, però ci mancherebbe. Per quello che però si vede oggi. Sappiamo che fare squadre all'altezza, perché per fare squadre all'altezza serve sicuramente competenza di persone che ne capiscono, di ragazzi che siano all'altezza di giocare
E io dico che abbiano una fame sportiva come i ragazzi che abbiamo affrontato adesso. Vediamo i ragazzi del Frosinone, del Lanciano, delle persone che in campo credono e che hanno fame di vincere, di portare un risultato per la propria squadra. Secondo me si è persa anche da parte dei giocatori. Ma i giocatori questa quando sono arrivati, quando sono arrivati fare. Mister, l'avevano la fame, no? L'hanno dimostrato in due partite, quelli che sono arrivati. Noi siamo qua da luglio, io ritengo che fare in questo momento dietrologia non serve a nessuno. Perché, allora dico, tu sei, hai vissuto lo sport, Alessia ne è un'attenta osservatrice. Allora, in questo momento bisogna coalizzare tutte le forze a disposizione della società. Significa, io additerei anche lo staff medico, se mi permette, al di là di Ventrone, perché evidentemente, due settimane fa ho detto la stessa cosa, perché evidentemente dico, quando un ragazzo, un giocatore ha un problema muscolare e per rieducarlo, per portarlo in condizione, passano dei mesi senza che nessuno ne sappia la motivazione, diventa difficile. Allora, io sono convinto come te che il Catania nella campagna acquisti ha fatto sicuramente bene e ci eravamo anche illusi dopo le prime due prestazioni. E allora è scattato qualche cosa all'interno della mente dei calciatori, perché sì, cioè non può Ventrone in 10 giorni portare a uno status negativo i giocatori che non avevano fatto preparazione, nemmeno si conoscevano e hanno fatto quel po' di risultati nelle due partite casalinghe e di prestazioni. Tra l'altro, la fine della partita, quando i tifosi della curva hanno chiamato i giocatori, fa riflettere tanto sull'omogeneità di questo spogliatoio. Non tutti erano d'accordo ad uscire, non tutti sono usciti, perché adesso dico, sarebbe troppo facile chiedere scusa ai tifosi dopo quella prestazione. Però è stato un gran gesto di Calaiò, anche aspetta, di Capuano. Aspetta, dico, questo fa capire che all'interno, perché io società, alla fine, chiamo tutta la squadra, io direttore, io amministratore, li faccio andare fuori. Non a chiedere scusa, quantomeno a farsi osservare, a chiarirsi con i tifosi. Poi dico sull'episodio presidente, la proprietà, andremo a cercare di capire cose che non ci appartengono. Il problema, come in tutte le famiglie, come in tutte le squadre del gruppo, gli sport di gruppo, è capire a chi spetta l'ultima parola. Io sono convinto che Pablo Cosentino ha utilizzato questo Catania come un giocattolo. Oggi si parla, domani si fa silenzio stampa, domani si fa questo, domani si fa quell'altro. Con poca competenza, che è competente nel suo lavoro di procuratore. Dico, probabilmente i fatti parlano a suo favore, ma già nella costruzione della squadra, nella gestione, Leto, tanto per fare un esempio, evidentemente ha lasciato a desiderare. A questo punto, considerato, è inutile che ancora ripartiamo, qua c'è da preoccuparsi, come dici tu, perché bisognerebbe guardare un attimino avanti sempre, ma rendersi conto cosa c'è dietro. E se il Catania non fa punti, non possiamo sempre rimandare. Catania ora ha 3 trasferte. E appunto, noi aspettavamo una partita esterna, leggi Pescara, per capire se questa squadra aveva gli attributi. Evidentemente non l'ha dimostrato, a prescindere dal fatto, ma non perché sia amico mio, lo difendo come categoria, però Dario ha qualche colpa da farsi perdonare, ma questo ci sta nella gestione globale, perché è facile, c'è chi non opera e sta a casa a guardare. Non sbaglia mai. Non è sbaglia facile mai. Puntare il dito, è chiaro. Però, ripeto, io sono sempre convinto, e tu dico ne sei un attore principale, che i calciatori sono gli attori principali, gli interpreti principali dello sport di gruppo. Però, ripeto, questa squadra, assemblata in un certo modo, evidentemente ha lasciato a desiderare da qualche settimana a questa parte. Cosa c'è dietro? Noi non sappiamo, perché noi siamo osservatori. Arriviamo allo stadio e c'è da dire anche che in qualche scelta evidentemente non c'è da stare allegri e tranquilli. Ad esempio, ma non per fare polemiche, anche l'arbitraggio della settimana scorsa ci ha un attimino penalizzato, perché ha ammonito 6 giocatori nostri senza ammonire nessun giocatore del Frosinone con interventi strani. Pochissimi cartellini per la e poi, per il che Frosinone. Poi, che pagheremo conseguentemente per martedì. E poi nell'episodio del calcio di rigore una società forte si fa sentire, non polemizzando come ha fatto Pablo Cosentino qualche settimana fa, ma nella stanza dei bottoni. Come si deve? Perché il Catania, come tutte le società, va tutelato in tutte le sedi, cosa che evidentemente non succede. E c'è adesso da stare attenti, perché ripeto, se non ritroviamo subito equilibrio psicofisico e mentale, perché adesso, dal punto di vista prettamente fisiologico, il nuovo preparatore, quando dovrebbe intervenire? No, in queste 2 settimane non può intervenire sicuramente. Allora io dico, sarebbe opportuno magari scomodare qualche insegnante di yoga o di psicologia o di
magari far capire l'importanza che questi giocatori, perché io sai quando certi giocatori baciano la maglia è diventato troppo semplice, è diventata una forma, diciamo, a mo' di spettacolo, diciamo, no? Che dietro quel gesto ci dovrebbe essere un trasporto, ecco, non lo puoi fare, no? Dopo due mesi che stai in una città avere amore, dico, a prescindere dal fatto che siccome noi parliamo qua di professionisti e un professionista a prescindere da ogni considerazione deve fare secondo me una vita regolare, e in questa città diventa quasi impossibile. Ma io, scusa, ti interrompo, su questo nuovo gruppo non ci credo che loro non stanno facendo gli atleti o i professionisti. Io sono più del parere, perché questa società quest'anno ha fatto un record, almeno un record l'ha fatto la società di Bulgaria. Alessia diceva una cosa intelligente poco fa, dice, come mai quando si allenavano a Mascalucia non c'era nessun infortunio muscolare? Non vorrei fosse un problema di campi, che allora, magari cambiando... Potremmo fare una macumba, non è che ci hanno fatto la macumba a Torre del Grifo. Io per questo, dico, alla fine della trasmissione avremo l'amico mio Mario Vitale. Se ti ricordi, qualche anno fa faceva il... non l'opinionista, come si chiama? Andava nei campi di Serie A, mm-hmm, vestito di nero... per cercare di togliere e estirpare la iella. Ma andiamolo, magari facciamo un invito, magari, insomma. Però quello che ti volevo dire io, noi parliamo di Ventrone, noi sappiamo benissimo Torre del Grifo è chiusa, è blindata, non abbiamo mai visto un allenamento, non abbiamo, perché ti stavo dicendo, questa società ha un record, fortunatamente almeno un record l'ha fatto quest'anno, 3 mesi di silenzio stampa che non era avvenuto a nessuna società al mondo. Questa società è chiusa, ha avuto sempre una comunicazione con l'esterno da dilettanti. A parte il rapporto. Da dilettanti. Allora io dico pure, in questo momento, dato che i tifosi, perché ancora i tifosi capiscono che devono salvare più che altro la maglia e la categoria, aprire a Torre del Grifo ai tifosi, ma non per contestare, perché sarebbe una stupidaggine in questo momento da parte di tutti, e penso che i tifosi non lo farebbero. Ma sai, i giocatori trovarsi vicino forse i tifosi che incominciano a incoraggiarli può essere una cosa positiva. Sai, ormai bisogna provarle tutte. Se la società la smettesse di chiudersi così a riccio e pensare solo a se stessi, non sapendo, forse non hanno capito che rappresentano in questo momento centinaia e centinaia di mila catanesi che ci sono qua e in giro per il mondo, perché Catania viene seguita da tanti. E un attimino la riportassero questa città come ai tempi, anche se era un po' chiuso lo Monaco, però a questo punto, come si vuol dire, è meglio il peggio. Io ritengo che quando tu... La città, la squadra, scusa, è completo, la squadra deve essere di nuovo riportata ai catanesi. Ai tifosi. Ai catanesi. Io ritengo, ma è un messaggio che ho lanciato già da sempre, che in queste condizioni la società deve cercare di fare il gruppo unico con tutte quelle che sono le famose componenti, perché la stampa, gli addetti ai lavori, ma soprattutto la tifoseria, perché io giocatore, e tu sei uno che ha giocato, sentire il fiato addosso dei tifosi con quello spirito, con quella voglia, cosa bellissima. Secondo me c'è un trasporto diverso, poi magari la partita in se stesso può andare bene, può andare male, perché lo sport di gruppo è fatto di queste cose, però la società in questo momento, secondo il mio modesto parere, dovrebbe mettere nelle condizioni i calciatori di ottimizzarli e di renderli al meglio. Allora, io però vorrei fare una considerazione. Noi, se ci fate caso, stiamo parlando delle stesse cose che capitavano circa 3 mesi fa, quando andò via Sannino. Cioè, noi, a posto di fare un passo avanti, anche questo gennaio, non abbiamo fatto niente. Questo è niente nel senso che magari sono arrivati nuovi giocatori, certo, però il risultato non sta cambiando, il risultato nel senso che magari c'eravamo illusi, e allora vuol dire che anche i precedenti giocatori non erano poi così, tra virgolette, scarsi. E allora vuol dire che era tutto uno status. Al nuovo allenatore dovevamo dare anche il tempo, perché la squadra è stata formulata e finita così com'è da pochissimo. Quindi diciamo che una visione completa di squadra, mm-hmm, anche da parte di un allenatore, credo che anche lui abbia bisogno del tempo per poterla, ecco, vedere con lungimiranza dopo averla formata completamente. È innegabile, no? Il fatto, tu l'hai vista la partita da sabato, nel secondo tempo, tu da allenatore, c'è stato un calo fisico pazzesco. Ma non è colpa dell'allenatore a questo punto? No, io dico, non è colpa, sto facendo parlare a lui, da allenatore, ha allenato tanti anni. Allora, è evidente che diciamo la componente fisica con la componente psicologica si accoppiano.
perché è impossibile che questi 8 giocatori ex novo abbiano fatto quel po' di prestazioni iniziale 20 giorni prima e poi improvvisamente c'è stato questo calo fisiologico. Il mistero sarà sempre non perché, vedere mai gli allenamenti di ecco Ventrone. Perché non vorrei probabilmente che Ventrone e tutto il suo staff hanno caricato di lavoro, perché io so che questa è una squadra che fa solo forza, lavora sempre in palestra, mi si dice. Allora sono pesanti. Allora, non fare gambe appesantite, ecco, non corre. Difatti è evidente che non è una squadra che ha reattività, non ha sprint. E soprattutto facciamo fare bella figura a tutte le altre squadre che vengono qua, leggi Crotone, leggi Pescara, perché arrivano sempre prima di noi. Secondo me, ecco, non è la componente tecnica che manda a questa squadra o tattica, perché evidentemente, insomma, un 4-3-1-2 come riesce a fare il Catania con quei giocatori che tutti ci invidiano. Ma come mai? Perché il risultato in campo è diverso, la prestazione in se stessa è diversa. Perché chi ha Calaiò, chi ha Rosina, chi ha Maniero, chi ha Rinaudo, aspetta, Gillet. Ti voglio fare una domanda, ma potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso l'infortunio di Calaiò per Ventrone? Allora, noi toccavamo ferro per non dire qualche altra cosa. Ma sei infortunato Calaiò? Allora, Calaiò pare che abbia qualche guaio muscolare, però ti ripeto, siccome la società non ha mai fatto un comunicato stampa, premesso. È assurdo questo. Non non ha mondo, mai detto. Dico, allora, che tu, aspetta, sei omertoso, virgolettato, per quanto riguarda le cose interne, posso anche capirlo. Cioè, sbandierare i 420 che Calaiò ha un problema a dare questo vantaggio. Ad esempio, ho sentito Ceccarelli a fare un'intervista presumibilmente ridicola, che gli avversari ci osservano e sanno tutto di noi. Ma stai scherzando? Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, ma si può fare queste dichiarazioni? Cioè, gli avversari possono essere più o meno bravi di te. L'ha fatto dopo la partita? Sì, sì. Era stanco. Probabilmente sì. Era stanco. Perché è normale che io... Ma tutti studiano la squadra avversaria, ma credo, prima di affrontarla. Brava, Alessia, no? È normale che io prendo le contromisure. Massimiliano, nel rugby funziona così, ma lo no? Stesso, è uguale. Ma in tutti gli sport, anche perché dico, non è che stiamo parlando di dilettanti, parliamo di gente che ci sono videocassette, ci sono anamnesi di tutti i giocatori, si sa tutto di tutti. Ora, ad esempio, domani, Marco Linna, quale santo deve votarsi per ottimizzare un 11? A San Nicola, e su questa, e su questa bellissima risposta, noi ci assentiamo 5 minuti e ritorniamo tra pochissimo, dai. Hello? Pablo, this is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Vaccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Vaccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sundowns, don't... Arti sonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Globus Magazine. Cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Silenzio per favore. Anzi, per fuori la roba che voglio. Ben ritrovati amici rossazzurri, qua c'è stato un fuori onda veramente scoppiettante, si è continuato a parlare di tutto e di più, di Neri, si è parlato di Ventrone, si è parlato di Azzori, si è parlato si parlava anche di Marco Lin, giustamente io sostenevo che secondo me non è un problema a questo punto di allenatore, cioè, ne possono venire, può venire qui anche Mourinho, Capello,
visto che ora è venuto anche il suo preparatore atletico Neri, che ha fatto, è stato alla nazionale inglese, è stato alla Roma, è stato alla Juventus, dove è andato, ha vinto scudetti, speriamo. Allora, visto da un manca forse lo scudetto della Serie B. Visto da un uomo con i capelli bianchi, quando si ama si cercano tutte le strade alternative per far sì che tu raggiunga il proprio obiettivo. E noi amiamo il Catania, forse ancora qualcuno non l'ha ancora capito. È vero. Perché il trasporto, il cuore che ci mettiamo, soprattutto la presenza. Cioè io il sabato, quando si gioca di sabato, è un weekend negativo con la famiglia. Immagina mia moglie che sente dal rumore dell'ascensore se il Catania vince o se il Catania perde. Cioè, per cui tutti i tifosi, i sacrifici, ad esempio... E io credo che qualcuno in linea già, che ha fatto tanti sacrifici per il Catania ce l'abbiamo, ed è Nicola Grottaglia. Benvenuto, Nicola. Nicola? Abbiamo Nicola Grottaglia? Mi sa che l'abbiamo perso. Vabbè, io, i miei mitici tecnici... Aspetta, abbiamo un ritorno un pochettino. Nicola, ci sei? Sì, mi sento. Ok, ben trovato. Qui abbiamo Mister Marletta, abbiamo Massimiliano Vinte, abbiamo Alessia Belluomo, abbiamo un parterre veramente eccezionale e tu sei la ciliegina sulla torta proprio. Allora, tu sicuramente avrai seguito il Catania, vorrei sapere intanto che impressione ti sei fatto. Mi fai una domanda abbastanza difficile, nel senso che io ho le mie idee, ma non è che le mie idee poi possono essere prese come Vangelo. Ognuno ha la sua, ha fatto la sua riflessione. A me devo dire solo una cosa, che mi dispiace tantissimo. Ecco, vedere una città, una squadra in questa difficoltà, ecco, fa star male. Se pensiamo che 2 anni fa lottavamo per la UEFA e oggi diciamo il Catania sta lottando per non retrocedere in B, diciamo che qualcosa è successo e fa male. Ecco, posso capire i tifosi, posso capire tutti quelli che amano il Catania e il momento che stanno vivendo, però nello stesso tempo solamente bisogna avere fiducia, perché sennò qua rischiamo poi di cadere nella depressione. La domanda che penso si facciano tutti i tifosi: ma cosa è successo dopo aver conquistato quell'ottavo posto? Perché da lì in poi è stata quella proprio l'inizio, non dico della fine, perché non ci voglio pensare, non penso ci voglia pensare mai nessuno, anche perché penso che Catania, a meno come dice Elo Monaco, non potrà mai fallire, anche per, grazie a Torre del Grifo, grazie anche alla passione dei tifosi e cose. Però perdonami, dopo il caso Parma non dovrebbe no, va bene, pensiamo positivo. Mettere il condizionale d'obbligo. Come dice Alessia, salviamo il salvabile. Vero, siamo sempre positivi. Cioè, cosa è successo? Tu naturalmente hai vissuto quell'anno, a cavallo con quell'anno. Allora, mi stanno dicendo che dalla regia il mitico Alessandro Cubeda, che ahimè... Come Alessandro? Alessandro, no, scusate. Allora... Sì, in pratica sì, purtroppo Gabriele mi ha detto, scusate, Alessandro era il vecchio tecnico. Allora, ritorniamo. Stiamo parlando con Nicola di questa situazione. L'abbiamo perso? L'abbiamo perso, lo riprendiamo, Gabriele. Allora, sì, mi sta dicendo Gabriele Cubeda che ce l'abbiamo in linea. Allora, Nicola, ci sei? Sì, adesso. Allora, ti stavo dicendo, all'arco di quel campionato, poi naturalmente è arrivato... Cioè, all'inizio del secondo poi campionato, quello che poi ci ha portato a retrocedere, cosa è cambiato? Cioè, dall'ottavo posto alla retrocessione, ora qui si lotta per non retrocedere in C. Ma sai, quando poi cambiano gli umori, i sentimenti, anche un po' la depressione di un fallimento, il rischio è che l'anno dopo, cioè in B quest'anno cambiando anche categoria, il rischio è quello di non trovare più quelle motivazioni giuste. Quindi la mia paura era sempre stata quella che se Catania avesse affrontato la Serie B come da Serie A avrebbe fatto fatica, l'ho sempre detto e purtroppo si è verificato. Quindi quello secondo me, diciamo, quando non ti aspetti la tempesta e sei impreparato, poi fai fatica a venirne fuori. Ma quindi, secondo me l'ambiente era impreparato tutto questo. Ma dopo l'ottavo posto cosa pensi che sia cambiato? Ma sai, ognuno ha le sue teorie, ognuno ha le sue idee. Sicuramente è cambiato qualcosa, per
Se tu fai un risultato così incredibile l'anno prima e l'anno dopo vai totalmente al contrario, significa che qualcosa si era rotto. Quindi anche nella convinzione, nel credere in quello che si stava facendo. Quindi io purtroppo faccio mea culpa anche io, mi sono sempre dato le mie responsabilità. Ma guarda, siamo io... stati in grado. Io credo che però i tifosi di te hanno un ottimo ricordo, specialmente perché tu in quella difesa sei stato, penso, uno degli artefici principali di quella muraglia che avete creato in Serie A. Tu, Spolli, poi c'era anche Bellucci, tanta roba. Mister Renato Marrettolo, vuole fare una domanda. Ciao Nicky. Ciao Renato. Il tuo cucciolo come sta? Benissimo. Ascolta, guardiamo in prospettiva. Che ambiente troveremo a Bari domani? Tu sai benissimo che noi siamo un po' rivoluzionati per via di assenze e squalifiche. Allora, abbiamo, purtroppo stiamo avendo dei problemi di linea fantastici, di quelli proprio che non vorremmo... Ma... No, l'abbiamo perso di nuovo a Nicola. Speriamo questo di, è il bello di della diretta, no? È tutto live, così come si sente e si vede. Sai, però questi sono che non vorresti avere. Vabbè, non vorresti avere. Allora, abbiamo di nuovo Renato, vai con Michi. Sì. Ti dicevo intanto del cucciolo che sta benissimo e la tua compagna stanno bene, mi fa piacere. Grazie. Naturalmente a Catania sei sempre gradito. Ti aspettiamo per il corso di seconda categoria che andrai a fare sicuramente. So che la tua squadra, che alleni gli allievi nazionali, vanno benissimo. Domani che ambiente troveremo a Bari, considerato che noi siamo un po' rivoluzionati? Ma sicuramente un ambiente carico, un ambiente che voi sapete che Bari dopo due vittorie consecutive troverete sicuramente 40.000 spettatori. È un entusiasmo, la piazza è calda, quindi sarà dura per il Catania domani abbastanza. Giocare a Bari sicuramente. Buonasera Nicola, io sono pugliese come te, io sono di Lecce, però vabbè, siamo pugliesi entrambi e quindi noi non ci facciamo questa lotta, che poi nulla di male dal Bari come del Lecce. Senti un po', sicuramente loro hanno l'undicesimo uomo in campo che momentaneamente da noi, non ti dico che è assente, ma è un po' scoraggiato, sta un po' in silenzio. Ragazzi, ogni domanda. Siamo noi o è soltanto? No, non lo sto capendo. Comunque è un'intervista proprio a intermittenza. Allora, Massimiliano, intanto che l'abbiamo recuperato. L'abbiamo recuperato, non sappiamo perché qua ci fanno scendere la regia. Vabbè, andiamo avanti. Ce l'abbiamo, sì. Nicola. Allora, c'era Alessia Bellomo che ti chiedevo questo, ti dicevo, loro sicuramente aspettano questa partita e avranno il loro undicesimo uomo in campo, bello là, carico e tifoso. A noi in questo momento diciamo che è un po' dispiaciuto e quindi silenzioso. Giocherà un ruolo fondamentale anche questo? Beh, le motivazioni sono il 50% di una squadra. Sicuramente io vedo il Bari favorito, ma nello stesso tempo io conosco alcuni giocatori del Catania che sono giocatori di carattere, potrebbero anche venire fuori con una grande prestazione. E noi quindi ce lo auguriamo. Equilibrata come partita. Grazie. Ciao Nicola, sono Max, non so se ti ricordi, amatori Catania, ti ricordi, no? Ciao, come no. Ciao, io ti volevo fare una domanda un po' riferita, alla, se mi permetti ovviamente. Secondo te i problemi del Catania, a parte il discorso che siamo retrocessi e tutto il resto, ma come società, come gestione di nuova società, cosa ne pensi tu? Ma sai, io ho avuto poco a che fare con la società, nel senso che io ero, diciamo, guardavo solamente lo spogliatoio, cercavo di incoraggiare i miei compagni. L'anno scorso, l'anno della retrocessione, sinceramente non ho mai avuto grossi contatti con la società, quindi non posso neanche esprimermi da quel punto di vista. Certo, non è il massimo proprio che tu non abbia avuto contatti, considerato che sei no, un tessere... del tipo di conoscere i loro progetti, le loro niente, dici? Mai... No, assolutamente no. Ma no, te lo chiedo perché qua non si capisce più, non so se stai seguendo un po' la situazione, non si capisce più nulla. Si va soltanto a
silenzi totali da parte della società, perciò capisci bene che sia i tifosi che tutti quelli che stanno vicino al calcio Catania non ci stiamo capendo più nulla. C'è un silenzio assoluto, e sai, è sconfortante tutto questo. Sì, ma io capisco i tifosi, ma io credo che alla fine anche la società stessa non si aspettava quello che è successo. Adesso parliamoci chiaro, cioè nessuno si sarebbe mai aspettato il Catania retrocesso dopo che addirittura all'inizio della stagione tutti pensavano che la squadra fosse più forte dell'anno prima. Però tu hai detto una cosa importante, che sono d'accordo con te. Pensare di giocare in Serie B con la mentalità di Serie A ti porta a non risultati buoni, perché in Serie B sappiamo benissimo ci vuole corsa, cattiveria e grinta, tanta grinta. Che dissi, e sono d'accordo con te su quello che dici. Sì, sì, ma io la prima cosa che dissi ai miei amici, perché io ho ancora amici là, io giusto, ci mancherebbe. Soffro con c'è loro, fratello Ciro. Soffro con loro questa situazione. E quando ho avuto modo di parlare con i giocatori, la prima cosa che per l'esperienza che ho, io ho fatto anche la Serie B con la Juventus. Voi immaginatevi andare in B con la Juve, che le prime tre partite abbiamo preso la bambola da Rimini. Vero, con tutto il rispetto del Rimini, ma perché la mentalità e la mente era rivolta ancora, io sono di Serie A, io sono campione, io ma che ci sto a fare qua? E quando tu vai con quella testa, sei impreparato a tutto e prendi la scoppola. Quello io credo che era il problema, sia stato in questo anno di transizione, il fatto di non essere preparati. Ma io penso anche per la società, nessuno era preparato al campionato di Serie B, e quindi diciamo che questo è un anno di transizione. Se si riesce a salvarsi in B quest'anno, secondo te? Bene, secondo te? Sì, ma ci sono troppe qualità. Senti, se Catania si salva, l'anno prossimo può iniziare già a programmare, perché non è una piazza che deve stare in Serie B. Piuttosto vengo io ad allenare. Ma sì, guarda, magari noi siamo pro le grotte. Così come le promesse che ti avevano fatto per il settore giovanile, Nicola, vero? Vabbè, non alimentiamo polemiche, dai. Non prendiamo questo argomento. Vabbè, mi sa che va bene, noi salutiamo Nicola, purtroppo è caduto di nuovo la linea. È sempre volevo chiedergli, speriamo di tornare ad averlo di nuovo qui in linea con noi. Purtroppo volevo dirgli una cosa, però ora la dico a voi. Io gli voglio dire cos'è che l'ho impressionato. Ok, Nicola, ci sei? Sì. Ok, allora volevo dirti soltanto questo e chiudiamo. Volevo dirti, cos'è che quando sei sceso con la Juventus in Serie B, cos'è che ti ha particolarmente sorpreso o un pochettino, come posso dire, impressionato della Serie B come campionato? È proprio al di là che a livello tecnico ovviamente è molto inferiore alla Serie A, ma proprio l'atteggiamento che vai ad affrontare con le squadre che sanno già come funziona quel campionato. Quindi tu arrivi in ambienti, in stadi piccoli, non c'è più San Siro, non c'è più, quindi vai allo stadietto piccolo, vai a Crotone, vai al Frosinone, vai tutti questi stadi piccoli dove ti creano la bolgia, te la mettono sul piano della grinta, e quindi tu non vieni fuori, perché tu cerchi di giocarla tecnicamente, ma lì è un altro calcio. E infatti vediamo anche diverso. Io mi ricordo un Serafini che con la Juventus ci andava a nozze ogni volta, segnava sempre. Mi ricordo che era forse col Brescia, o no? Eh sì, Serafini fece triplette quell'anno. Era col Mantova. Sì, era con l'Empoli. Era con l'Empoli, Serafini. No, perché poi cambiò anche squadra e segnò puntualmente. Va bene, no, Nicola. Alla lunga l'aspetto tecnico viene fuori, però devi avere pazienza. Speriamo, perché il campionato sta finendo. Sì, ma ricordiamoci che abbiamo iniziato marzo. Va bene, Nicola, grazie mille, un abbraccio e ci risentiamo presto. Ciao Nick, in bocca al lupo. Nicola. Grazie sempre, ciao Nick. In bocca al lupo. Allora, io credo di aver parlato già abbastanza. Ora cercheremo di avere anche un altro ospite telefonico, anche se ormai abbiamo meno di 5 minuti. Allora, Alessio, intanto parliamo con te. Che impressione ti sei fatto di Nicola e soprattutto che partita ti auguri
Allora, io mi sono fatta un'impressione di Nicola che è quella che ho sempre avuto anche quando giocava qui con noi. È sempre stato un giocatore molto serio che portava tanta stabilità alla squadra, sia nello spogliatoio che in campo, perché noi quando avevamo lui veramente in quella fascia difensiva ci sentivamo protetti con una muraglia davvero alta, alto tanto quanto lui, quindi di conseguenza a me la stessa stabilità che dava in campo la continua a dare anche quando esprime dei pareri appunto su una squadra dove lui ha giocato e ha dato davvero tanto, ha dimostrato anche di essere attaccato a una maglia nella misura in cui ancora continua a parlare bene dei compagni, della nostra terra e della gente che è qui quando dice soffro con voi. Mi auguro che sia una partita con il Bari che davvero ci faccia esultare, ci faccia ancora sperare, perché molta gente ha perso questa speranza e questa è una cosa bruttissima, perché come dicevo a lui, quell'undicesimo uomo in campo di cui si parla non è che esiste tanto per, esiste davvero, quel modo di accogliere, incitare la squadra non deve mancare e quindi non bisogna perdere assolutamente la voglia di sperare, e io mi auguro di salvare il salvabile e che il Catania sia davvero rimanga in un campionato o di Serie B e così si faccia tesoro di quello che ha fatto quest'anno, oppure addirittura di risalire in Serie A. Noi da questo punto di vista lo chiediamo a un altro ospite che sta intervenendo telefonicamente, sperando che questa volta la linea non cada. Mario Vitale, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, questa voce così suadente. Alessia Bell'uomo, ma penso che già la conosci. Buonasera, buonasera. Abbiamo qui con me Massimiliano Vinti, buonasera. Abbiamo anche Renato Marletta, ma ci comunica Gabriele Cubeda che puntualmente è caduta la linea. No. Ragazzi, oggi proprio è una giornata, una puntata di quella... Io auguriamoci che non sia colpa della nostra regia, no? No, non penso. Va bene, allora, facendo un discorso con Massimiliano. Allora, io volevo prendere spunto da una cosa che ha detto lei importante. Questa società è riuscita pure, per la poca... Perdonatemi, prendo la responsabilità di tutto quello che dico. Come per sempre. Per la poca intelligenza che hanno. Lungimiranza di mandare via sempre chi possibilmente poteva aiutarli all'interno dello spogliatoio. Vedi quando fu Di Mascara, vedi quando fu Di Baiocco, vedi le Grottaglie, vedi Ricchiuti che era importantissimo. Loro non hanno capito che all'interno dello spogliatoio, quando c'è un leader, a prescindere gioca o non gioca e non ti rompe le scatole perché non gioca, tu lo devi tenere tutta la vita. Concordo. Perché ti tiene lo spogliatoio unito, ti tiene le discussioni fuori dallo spogliatoio. Magari non ti fa fare il salto, non ti fa fare più cosa, il salto di qualità. Ma mi dispiace perché questa cosa è successa con Mascara, sono vari anni, ma non impara niente. Allora, tant'è che la presunzione è un'etichetta che abbiamo addossato a questa società. Dico, la competenza può avere i suoi risvolti positivi e negativi, però questa carenza gestionale, secondo pazzesco. Me, ha una madre. È allora, pazzesco. Mario, abbiamo un minuto. Sì, inciso sul Catania, vai. Pronto, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Abbiamo pochissimo tempo, purtroppo. Un inciso. Qui telefonicamente sento, non sento lo spogliatoio. Ricchiuti. E allora che facciamo? Li portiamo al paradiso degli anziani? Cioè all'ospizio, sta gente qua. No, vabbè, riferito a attenzione fatto da non confondere giocatori e gente che ti tiene lo spogliatoio unito, a prescindere da che gioca o che non gioca. Vabbè, permettimi, Mario ha un record, ha fatto retrocedere 18 squadre. Ah, allora, vabbè. Senti, Mario, io abbiamo pochissimo tempo, probabilmente se rifacciamo la puntata di mercoledì ti rinvitiamo. Ti volevo chiedere una cosa, dico adesso prendiamo uno spunto. Tu qualche anno fa giravi i campi d'Italia, perché in questo momento credo che il Catania ha avuto fatto la macumba a Torre del Grifo e non so se lanciano Massimino, ma vestiresti per amore del Catania? Io so che tu sei molto amico di Pablo Cosentino, al di là del fatto che poi che lavori con Zamparini col Palermo. Ti sentiresti di farci togliere questa macumba? Ma io questo già, sì, io ci posso lavorare anche dall'esterno, a parte questo discorso qua dello iettatore o meno. Ecco. Io voglio dire questo, Renato, che hanno messo in croce a Pablo Cosentino, quando Pablo Cosentino ha venduto e il Catania, oggi come oggi, è una delle società più floride. Cioè, un Torre del Grifo che fa invidia a tutti. Sai quanto è il debito, a quanto ammonta il debito del Catania? Il debito del Catania ammonta a 9.000 euro. Significa che io domani mattina, se mi voglio comprare il Catania, me lo compro. Ma posso fare una domanda? Mi scusi. Ma oggi, ma scusate, qua stiamo parlando. Io sto parlando con dei tifosi o con degli addetti ai lavori? Parliamoci chiaro. Mi perdoni. Avere una società si vede che è amico di Cosentino, perché è presuntuoso, mi perdoni.
Non si fa così, mi perdoni. Allora, sono i fatti, i numeri parlano da chiaro. Allora, il Catania non era andato mai in debito da quanti anni? Me lo dica lei. Uno, il Catania che Pablo Cosentino... Ma chi è lei che parla? Come si chiama? Piacere, Massimiliano Vinti, e parlo, primo. Che parla, Massimo? No, Massimo, l'ho detto, Massimiliano Vinti. Massimiliano Vinti. E ma come... che film ha fatto lei? Ma non è lei che ha fatto i film? Ma lei, mi scusi, io film non ne ho fatto. Ma che film ha fatto lei nel calcio? Allora, aspetta. Io posso capire il Renato Paolo. Le spiego subito, anche se lei alza la voce, a me non mi convince. Non Mario, convince nessuno. I numeri sono che parlano chiaro. Cosentino ha fatto solo guai. Ma i numeri parlano che il Catania si trova ultimo in classifica e non grazie a me ma grazie a Cosentino. Scusate, la finisca, che lei si vede che amico di Cosentino, perché è un presuntuoso come lui e non porta a nulla. Poi ci vediamo di presenza e io lo dico che Massimiliano Vinti, Mario, moderiamo i termini. Mario, scusate, ma no, io sto parlando in italiano. Ha salvato nulla, non ha salvato nulla. No, guardi, lei è convinto e io le dico, rispetto il suo pensiero, ma lei deve rispettare anche il pensiero degli altri. E per rispettare il pensiero degli altri ci vuole anche un po' di intelligenza. Ma quale? Il calcio della trombetta, il calcio della pancia. Mi scusi, quando il Catania in questo momento retrocede in Serie C, che cosa ha portato Cosentino? Quanti soldi ha portato alle società? Ma siete la rovina del... Ma voi tutti non ballo soltanto, ci mancherebbe. Io ho una stima per Renato, attenzione. Non c'entra. Ma lo sta perdendo pure per lei. Mario, scusami, moderiamo i termini intanto. Io sono educato. Moderiamo i termini. Un attimo, fammi parlare, Renato. Sì. Il discorso è uno. Tante emittenti, giornaliste e compagnia bella volevano tirare la volata a questo Pesalia, a questo scienziato. Hanno messo in croce 20 Ma perché mette queste parole in più? Lei non chiama scienziato? Lei deve dire preparatore atletico che tutti volevano, punto, finito. Scienziato è una parola in più. A me non mi interessa. È una parola in più, scienziato. Lei deve avere rispetto delle persone. Non decide allora, le cose. Benissimo, sono d'accordo con lei. Decide la società. Però l'espressione di pensiero è libera, poi si può rispettare e non si può rispettare. Allora Mario, perdonami, Mario, non puoi difendere l'indifendibile, chiudiamola qua. Sì, avremo anche... modo poi di riparlarne. Guarda, sì, ne riparliamo. È inutile. Ne parliamo la prossima settimana. Perfetto. Ma scusami, Renato, se io devo sentire parlare un incompetente, dei incompetenti. No, siamo tutti competenti. Io le dico, io sono fortunato di parlare con lei, che è uno competente. Però incompetente rimane Cosentino e l'amico suo. Signori, io vi devo lasciare perché ormai la partita sta per iniziare. Allora, io rimango positivo e mi auguro il meglio per il Catania. Salviamo il salvabile, perché purtroppo puntare il dito ad oggi non serve a nulla. Grazie a Massimiliano Vinti, in quale ti faccio l'imboccalupo per l'amatori. Grazie Crepi. Grazie a Renato Marletta. Ci vediamo lunedì prossimo. Okay. Sperando di parlare di due vittorie questa volta. Senza dubbio, ne sono sicura. Pensiamo positivo come sempre. Ringraziamo. Si vede che era amico di Ringraziamo Mario Vitale, ringraziamo Nicola Cottagli e ciao e forza Catania. Ciao. Forza Catania sempre. Sempre forza Catania. Calcionate. I commenti in Casa Rossoazzurra. Programma a cura di Gaetano Ligrecchi. Conduce Antonio Rapisaglia. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artisonauti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto
gusto che suona è Arti Sonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi, via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414.